Buongiorno a tutti e benvenuti al 19° appuntamento di StreetLib Explore, il ciclo di webinar di StreetLib, appunto, dedicato all'esplorazione e all'approfondimento dei temi legati al mondo editoriale, soprattutto in ambito digitale. Parliamo di mercato, parliamo di produzione di contenuti, strategie di distribuzione, promozione e molto altro. Per chi non mi conosce, io sono Giovanna e mi occupo per StreetLib di Publisher Relations. Quindi lavoro con gli autori e con gli editori con l'obiettivo di aiutarli a sviluppare il proprio progetto editoriale mediante il supporto di strumenti e strategie prettamente digitali. Oggi ho il piacere di condurre un panel che è dedicato a temi appunto di mercato editoriale e nello specifico a uno dei generi oggi forse più popolari nel panorama italiano, ossia il genere romance. Sono a tal proposito miei ospiti Barbara Cinelli della casa editrice Triskel. Ciao Barbara e ciao. Benvenuta. Ciao, grazie. E Rosy Fotia al secolo Rosa Maria Fotia e Stella Pagano di Op Edizioni. Benvenuti anche a voi Rosy e Stella. Grazie. Grazie Giovanna, buongiorno a tutti. Perché proprio il genere romance? Perché il rapporto AIE pubblicato nel mese di ottobre 2024, quindi pochissimi giorni fa, in occasione tra l'altro della bookmesse di Francoforte, ci dà per l'ennesima volta conferma della crescita più 35% rispetto al 2019 di questo sottogenere della narrativa, che non solo è quindi un genere sempre più rilevante con un pubblico sempre crescente e un mercato in sviluppo, ma che porta con sé e alimenta la crescita di un target di lettori con delle abitudini di consumo molto specifiche, sempre più affezionati al digitale, mi verrebbe da dire, e ce lo dice tra l'altro anche il rapporto, e anche a dei modelli di consumo che sono comunque marginali, ma anche loro in costante crescita. E parlo della subscription, degli abbonamenti. Quindi è un genere letterario molto interessante e che ci interessa appunto approfondire perché è strettamente legato anche al nostro ambito di lavoro e all'ambito digitale. Inoltre abbiamo il piacere e la fortuna come StreetLib di essere partner e offrire i nostri servizi di distribuzione e supporto a diverse realtà editoriali valide di valore appunto nell'ambito della pubblicazione del sottogenere romance, tra cui appunto nello specifico anche le nostre ospiti di oggi. Quindi siamo molto contenti di dare spazio alla chiacchierata su questo tema e speriamo, anzi sono certa, che avremo alla fine di quest'oretta dei contenuti molto molto interessanti. Ricordo a tutti i presenti che potete intervenire in qualsiasi momento e fare le vostre domande mediante lo strumento chat offerto da Google Meet. Trovate il quadratino in basso a destra, è sufficiente cliccare e digitare la domanda. Risponderemo a tutti alla fine del webinar, quando è comunque previsto, come sempre, un momento di domande e risposte. Andiamo velocemente alla nostra agenda, che oggi è veramente brevissima. Come sempre vi farò, per chi non ci conosce, una breve introduzione a StreetLib e ai servizi che oggi proponiamo e subito dopo passeremo direttamente nel vivo dell'argomento odierno, ossia il genere romance. Le editrici si raccontano per l'appunto, perché parleremo del romance, del mercato e di altri aspetti importanti appunto attraverso le testimonianze delle nostre ospiti.
Chi siamo? Come sapete, questo ciclo di webinar è promosso da Streetlib, azienda che dal 2006 opera nel campo della distribuzione digitale, offrendo ad autori ed editori da tutto il mondo supporto nei processi di produzione, distribuzione, vendita e promozione dei propri cataloghi in ebook, audio e formato cartaceo in print on demand. Attualmente abbiamo sede a Milano, a Loreto, da cui tra l'altro mi sto connettendo oggi, New York e Monaco di Baviera, e gestiamo oltre 500.000 titoli in 90 lingue che distribuiamo mediante una vasta rete di distribuzione presente su tutti i mercati su base internazionale. Il nostro business principale, il nostro servizio principale, infatti, è la distribuzione digitale che, come dicevo prima, offriamo nei tre formati, ebook, audiobook e libro cartaceo in print on demand. Abbiamo costruito negli anni un network di oltre 50 canali di distribuzione, incluse le librerie fisiche, che raggiungiamo appunto con il print on demand, naturalmente le librerie digitali, le app di e-reading, i servizi di lettura in abbonamento e i servizi di prestito digitale bibliotecario. Questo nell'ottica chiaramente di offrire un servizio che includa tutti i modelli di distribuzione, oltre che i formati. La nostra piattaforma si propone di offrire una soluzione all in one, quindi che includa, oltre alla distribuzione digitale, tutta una serie di servizi aggiuntivi in costante, oltretutto, sviluppo. Infatti siamo costantemente alla ricerca di nuove soluzioni per arricchire la nostra offerta. L'accesso al nostro servizio e le soluzioni che proponiamo si adattano a molteplici esigenze, dagli autori indipendenti alle case editrici di tutte le dimensioni catalogo ovviamente, e di tutti i generi editoriali, dal romance al giallo, passando per il self-help, la saggistica o i digital comic. Detto questo, fatta questa brevissima introduzione che, come appunto promesso, è stata ridotta ai minimi termini, passiamo alla parte centrale del nostro appuntamento odierno, ossia il panel con le nostre editrici. Prima di passare nel vivo delle domande, mi fa molto piacere presentarvele. Vi prego di correggermi nel caso dica qualche inesattezza, naturalmente. Partiamo da Barbara Cinelli, che è l'editrice di Trischella Edizioni, casa editrice romance che ha fondato nel 2013, ma è anche editrice di Nua Edizioni, catalogo True Crime e Cronaca Nera, che invece ha fondato nel 2019. Barbara è traduttrice di formazione, peraltro lavoro che svolge tuttora per i propri marchi, per le altre case editrici e per self-publisher. Fermamente convinta che la lettura debba essere un piacere, Barbara si prefissa di raccogliere, valutare e pubblicare testi di narrativa di autori emergenti e o affermati, italiani o stranieri, e proporli al proprio pubblico. Grazie di nuovo Barbara per la tua disponibilità. Grazie. Passiamo a Rosy Fotia, che ha fondato Hope Edizioni nel 2017, con l'obiettivo di fare diventare una passione, ci dice Rosy, ossia la passione per la lettura, un lavoro. E diciamo che ci è riuscita, perché Rosy, che è sempre alla ricerca di nuove sfide, non solo è appunto fondatrice di Hope Edizioni, ma è da qualche tempo anche proprietaria di una libreria. Quindi costantemente circondata da libri, come giusto che sia. Anche Hope Edizioni pubblica principalmente libri per il genere romance, ma ha anche una collana dedicata al thriller, che è partita credo da qualche annetto. Sì. Grazie anche a te, Rosy, per la disponibilità. Grazie a voi. Infine, ultima ma non per ultima, perché come dicevo prima andiamo per ordine alfabetico oggi, come a scuola, abbiamo Stella Pagani, sempre per Hope Edizioni, che è direttrice editoriale della casa editrice. Stella ama scovare piccoli gioiellini letterari che spera diventino dei fenomeni mondiali. Giustamente, essendo di formazione editor, ci dice che il refuso è il suo piacerrimo nemico e come darle torto, tra le altre cose. Ci sono molte persone, credo, oggi qui presenti come me che capiscono benissimo questo feeling di Stella.
È un trauma, dunque, è un trauma. Vero, assolutamente. Dunque, fatta questa presentazione, io direi che adesso mi fa piacere interrompere la condivisione schermo perché voglio dare spazio ai video e a noi, alle persone che adesso andranno a parlare. E partiamo subitissimo con le domande, gli argomenti che vogliamo condividere con i nostri ascoltatori di oggi. Partiamo dalla base. Io ho introdotto brevemente il vostro lavoro e cosa anche vi ha spinto, no, a avviare l'attività di editore. Raccontateci però come è nato il vostro progetto editoriale, quindi la storia di Hop Edizioni e di Triskel. Come dicevo prima, partiamo in ordine alfabetico. Io direi di dare parola alla nostra Barbara. E vado io. Va bene. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, a tutte le persone collegate e grazie ancora Giovanna per averci invitato, insomma, ecco, mi ha fatto molto piacere. Allora, per quanto riguarda il progetto di Triskel, io dico sempre che è nato un po' da un'intuizione. Era il 2009-2010 più o meno, nel senso che Triskel è nata nel 2013, ma si va un attimo più indietro nel tempo. Io ho avuto l'intuizione, ma più anche un po' un colpo di fortuna, di capire che nel mercato italiano non c'era ai tempi nessun editore che stesse davvero investendo tempo e energie, diciamo, in quello che è il gay romance, quindi non dalla narrativa LGBT, perché quella c'è sempre stata. Io parlo proprio del settore gay romance. Ai tempi ricordo che avevo letto un libro, mi aveva colpito molto e avevo scritto l'autrice, proprio così, mi ero buttata chiedendole se poteva essere interessata. Io non ero editore, non ero nulla, però traducevo, quindi ho detto non è che sei interessata a tradurre in italiano. E lei mi ha messo in contatto con, siccome i diritti erano di proprietà della casa editrice con cui l'aveva pubblicato, mi ha messo in contatto con direttamente proprio con l'editore americano, che nel momento in cui ho ricevuto la mia offerta ha avuto, le si è accesa, diciamo, la lampadina, ha detto, beh, questa proposta è interessante. Quindi loro hanno fatto un po' il primo passo, provando in Italia ad aprire una succursale digitale, perché effettivamente non erano qua in Italia. Mi hanno chiesto, inizialmente ho iniziato appunto nel 2010 a tradurre per loro, e col tempo poi da traduttore sono passata a coordinatrice italiana del progetto, diciamo, della loro, chiamavano appunto, filiale. E in questo modo ho proprio percepito e ho toccato, lo dico sempre, ho toccato con mano, anche perché io curavo anche la comunicazione sui social, che però nel 2010-2011 era veramente completamente diversa, sembra un mondo, proprio un mondo fa, una vita fa. Però ho visto questa voglia, questa curiosità, tantissimi, a parte i lettori che avevano voglia di leggere sempre di più, perché i titoli erano veramente pochissimi, non ce n'erano. Lettori che venivano a scrivere contentissimi, autori italiani che però quindi non venivano trattati dalla casa editrice americana, perché loro traducevano esclusivamente i loro titoli, e che volevano, cioè, speravano di trovare uno spazio anche in Italia per ciò che loro scrivevano. Quindi, insomma, in quegli anni io mi sono fatta un po' proprio l'idea di com'era il mercato e ho avuto questa intuizione. Ripeto, un'intuizione insieme a un colpo di fortuna, ho detto perché non provare a creare una realtà che dia spazio a un genere che proprio non c'era, c'era ma un po' camuffato, perché poi è sempre lì, no? Voi sempre, non voglio, non è polemica questa, però è vero, se è un gay romance, è un gay romance, tu puoi anche camuffarlo perché vuoi farlo arrivare come non che non sia letteratura, come narrativa, eccetera, ma se è un romance, è bello dire che è un romance, che è un gay romance, un male to male, un boys love, chiamatelo un po' come volete, però quello è il genere. Ma davvero in Italia non c'era nessuno, quantomeno, che si sbilanciasse in tal senso. Quindi sì, magari pubblicava qualcosa di LGBT, però no, non è un romance, insomma. Io ho detto, beh, io rischio. Ho rischiato da sola, perché la storia di Triskel, forse, vabbè, non tutti, non è, è vecchia, però nel senso che io mi sono buttata, ho tradotto io il primo libro di Triskel e ho scritto io il primo libro di Triskel sotto pseudonimo, perché volevo vedere se davvero c'era spazio per autori italiani sconosciuti e esordienti, perché anche quello
è tutto un calcolo che uno, bisogna valutare il mercato sotto tutti gli aspetti. Quindi nessuno sapeva che ero io, perché non avrei avuto, non volevo risultati sfalsati, non volevo avere le amiche che venivano a comprare il libro, eccetera. È andato bene, perché se siamo qua, diciamo che l'esperimento è andato bene. E da lì, sì, direi di sì, è stato abbastanza sorprendente. E da lì, poi ovviamente mi sono trovata delle collaboratrici molto valide, da lì abbiamo aperto sia la parte di traduzione, quindi traduciamo romanzi prettamente dall'inglese, abbiamo fatto solo un romanzo, mi sembra dal francese però, e poi ho aperto gli autori italiani, che questo in effetti non c'era. Siccome non mi volevo fermare lì, perché la mia idea era proprio creare un angolo romance, dopo i primi due, sì, il primo anno, il 2013-2014, è stato prettamente, cioè proprio eravamo al 90% di produzione di romance e 10% di produzione romance tradizionale. Con gli anni invece ho voluto portare a un 50-50, quindi oggi abbiamo metà produzione, diciamo che è gay romance, e metà produzione romance tradizionale. C'è una netta differenza tra i due mercati e c'è anche una fatica maggiore sicuramente a introdurti in un mercato di romance tradizionale che è molto più ampio, ma dove ci sono anche, c'è anche molto più offerta. Quindi, ecco. Però ecco, è così, è nato così, un po' dall'intuizione, un po' dal ci provo, chiedo e poi anche proprio dalla voglia di creare qualcosa che non c'era. Wow, spero di essere stata esaudita. Molto, molto, molto bello. Io faccio un piccolo commento. Io conosco Barbara ormai da diversi anni, ovviamente dal punto di vista professionale. Non conoscevo però la storia della casa editrice, come non conosco tra l'altro la storia di Hope. Vale lo stesso per Hope Edizioni, anche Rosy e Stella le conosco da diverso tempo, quindi mi ha fatto molto piacere, è stato molto, molto bello ascoltare. Come è stata fondata e ti faccio i miei complimenti perché comunque sei stata Grazie. anche molto coraggiosa Ah, ecco, scusa, mi sono dimenticato ovviamente che io poi, dopo 2 anni che lavoravo con la realtà americana, mi sono staccata da loro. Ecco, questo è ovvio, però ovviamente ho detto: guarda, mi Certo. dispiace, voglio creare qualcosa di mio, e quindi non è giusto, insomma, che. Però sì. Certo. Bene, grazie, grazie Barbara. Grazie, Prego a grazie. voi, Rosy, Stella. Ok, Su allora. questo vai tu, Rosy, io Sì. non. Allora, Hope nasce nel 2017. Come Barbara, anch'io mi sono buttata, cioè ho detto ci provo. Non avevo però, io avevo proprio zero esperienza, proprio lo zero. Cioè ho fatto tutt'altro nella mia vita, quindi sono partita proprio da zero. E conta che la mia scrivania all'inizio, per i primi anni, è stato un asse da stiro in cucina, cioè quella è stata la mia base di partenza. E, grazie a Dio, quasi da subito ho trovato Stella, quindi all'inizio era carica di lavoro, però dopo sono riuscita a portarmela dentro. E siamo riuscite a creare, io parlo sempre al plurale perché non è una persona che fa, cioè se non hai, come diceva Barbara, dei collaboratori validi, fai niente, cioè fai niente proprio. Quindi grazie a Dio adesso c'è un bel gruppo di persone che lavorano dietro, siamo molto unite e niente, Hope appunto è nata dal niente, cioè proprio niente, non saprei neanche come spiegarti, cioè io non volevo tornare a fare la gastronoma perché facevo quello e avevo appena partorito il mio secondo figlio. Ho detto a mio marito: io non voglio tornare a fare quel lavoro là, io voglio fare qualcosa che mi piace. Era un periodo in cui si vedevano sempre le stesse copertine. Stesse copertine, ho detto no, ma io vorrei pubblicare dei libri dove ci sono le copertine che mi piacciono. E da là ho detto vabbè, dai, provo. E mi sono informata, commercialisti, cose varie, persone a cui chiedere aiuto e ce l'abbiamo fatta, cioè a distanza di anni ce l'abbiamo fatta. Io posso solo dire che il mio contributo all'epoca è stato
un audio di penso un'ora che tu hai ascoltato in un super, davanti al parcheggio del supermercato. Sì, esatto. Poi ti ho fatto una testa tanta e non era ancora 56 minuti, esatto, 56 minuti di audio ce l'ho ancora, tra l'altro. Ma è legale? È legale inviare audio di 56 minuti? Non sapevo nemmeno che ci arrivasse a registrare. Inviato per email, come tipo sai, tipo aiutato, sì. Ci credo. È stato un trauma, però si è innamorata, ecco, di me. Per cui... Sì, sì. Beh, 56 minuti di messaggio, esatto. Chiamavo, ti detestava. Non c'è altro di mezzo. Non c'è altro di mezzo. Esatto, esatto. Queste sono, diciamo, la base di partenza di Hope è stata questa, cioè... Io ci provo, mi butto, se va va, se non va chiudo, cioè mi ero proprio detta se va va, se non va amen, chiudo, basta. E quindi invece anche noi siamo qua, esatto, nel 2024, dopo 7 anni, una discreta, esatto, una discreta quantità di anni, e sono molto contenta, ecco, anche di sentire la vostra storia, perché ripeto, mi sono resa conto che ci conosciamo, io credo più o meno con entrambe dal 2018 più o meno, sì. E quindi diversi anni ormai che ci parliamo, ci sentiamo, però ecco, è stato molto bello, quindi vi ringrazio per questa condivisione. Volevo aggiungere solo una cosa, sì. Se mi consentite, lo dico da esterna, perché io Nope in ruolo ci sono entrata nel 2019, a inizio 2019, per colpa di Rossana Soldano, ammettiamolo, come anima mai, no scherzo, in realtà c'era già stata una proposta prima da Rosy, solo che appunto io avevo altri, lavoravo col self, ero molto molto occupata, e quindi i 56 minuti di messaggio vocale erano più che altro dei consigli ancora nel lontano 2017-2018. Non pensavo di entrare. L'unica cosa che posso dire che è particolare di Hope è che aveva all'inizio tutte le carte per non riuscire a farcela. Proprio per non riuscire a farcela. Eravamo poi a un certo punto in una situazione molto molto difficile. E invece tenendo duro, credendoci, come dice Rosy, credendo nei propri sogni, sogna in grande, ci siamo riuscite. E questo è, secondo me, il nostro tratto distintivo. Non mollare mai. Esatto. Grazie veramente. Io, guarda, se si poteva aprire i microfoni qua, chiedevamo un applauso perché ci stava. ce l'abbiamo virtuale, sono certa che ve lo stanno facendo. Dunque, vado avanti. Ecco, standing ovation ci dicono addirittura. Visto? E adesso abbiamo 56 minuti di applausi che non sentiremo invece, esatto. Perché siamo con i microfoni spenti. Ok. Andiamo sulle domande un pochettino più, tra virgolette, tecniche. Siete ormai sul mercato, entrambe le case editrici da diversi anni, Barbara da 11 anni, 2013, Rosy e Stella Hope Edizioni da 7 anni, come dicevamo prima. Cosa ci raccontate del mercato negli ultimi 5 anni? Nello specifico, la mia domanda è come e se sono cambiati intanto i volumi della casa editrice, immagino sicuramente di sì, parliamo comunque degli ultimi 5 anni, quindi 5 anni chiaramente perché parliamo del pre-Covid, che per noi è, no, è per tutti un po' uno sbarramento epocale, economico, non solo sociale ma anche economico, no? Qual è l'impatto del digitale e qual è l'impatto dei nuovi modelli di consumo, nello specifico gli abbonamenti che ho già citato prima, sia nei processi di distribuzione e sia nei processi di coinvolgimento del vostro pubblico. Ecco, quindi come si è evoluto il mercato, come si è evoluto il vostro pubblico, raccontateci un po' questi ultimi 5 anni, ovviamente dal vostro punto di vista, che è quello che ci interessa oggi conoscere. Allora, riparto io. Hai citato tra l'altro il Covid, faccio una piccola parentesi, io ho avuto la bellissima idea di fondare Nuove Edizioni a dicembre 2019. È stato un trauma perché la distribuzione era tutta bloccata, quindi io ho aperto un marchio che poverina per un anno
era come se non ci fosse, quindi è stato, chiudo la parentesi, ma non è stata, ecco, lì l'intuizione non è andata molto bene, diciamo non è stata colpa mia, vabbè. Per quanto riguarda invece Trisk, quindi il mercato Romas, allora, noi in merito ai volumi, io ho fatto delle scelte inizialmente di aumento dei volumi di pubblicazione, perché percepivo proprio una richiesta dal mercato abbastanza intensa, salvo poi cambiare completamente rotta, tant'è che io invece adesso i volumi di pubblicazione li sto via via calando. Noi siamo passati, eravamo arrivati a 14 uscite al mese, con 14 uscite al mese, innanzitutto proprio umanamente si fa fatica a seguire tutte le uscite, ma non solo noi, anche i lettori, perché se li bombardi di uscite, solo una casa editrice 14 sono tantissimi, quindi anche loro non riescono nemmeno a percepirlo il libro o a goderselo perché ce n'è già un altro in uscita, quindi da lì sono passata pian piano a 12, adesso siamo passati a 11, dall'anno prossimo passeremo a 10, perché, ma non perché e fermo restando che invece il volume, diciamo, chiamiamolo volume d'affari, è rimasto invariato, quindi vuol dire che l'intuizione anche in questo caso va bene, è inutile autosaturarti il tuo mercato quando poi affatichi tutti, affatichi la catena, diciamo, editoriale, tutti gli attori della filiera, per poi avere un risultato che è lo stesso che stai ottenendo con 4 libri in meno e i lettori stessi, quindi vuol dire che raggiungi più lettori, per assurdo, non so se riesco a spiegare il concetto. Sì, sì. Quindi ecco, questo sicuramente è il cambio di rotta che noi stiamo apportando da anni e voglio calare ancora un pochino, quindi il mio ideale sarebbe uscire con 8 libri al mese, 4 romance tradizionali e 4 LGBT o gay romance. E quindi per quanto riguarda i volumi, diciamo, il cambiamento è questo, ma non perché giustamente, come tu hai detto, il romance aumenta, i lettori aumentano, la voglia di leggere aumenta perché tu cali, ma perché non sono aumentata solo, cioè non aumentano solo i lettori, aumenta l'offerta di tutti, aumenta l'offerta, aumentano gli editori, quindi c'è si rischia, secondo me, proprio una cannibalizzazione reciproca, secondo me non porta, a meno che tu non sia un grande editore, e allora va bene, ok, il grande editore si può permettere di tutto, i piccoli e medi editori, come hanno detto loro, bisogna, anche noi abbiamo passato dei momenti difficili, cioè tu devi stare attento davvero alle scelte editoriali che fai e a quanto tu, e anche quanto investi sul mercato pesa su questo. Quindi, e negli ultimi 5 anni, proprio perché c'è stata una richiesta, proprio perché Roma si è aumentato tanto, i lettori sono aumentati e vogliono leggere sempre di più, gli editori offrono sempre di più, ma tu editore devi stare molto più attento a quello che offri rispetto a prima, almeno per come la vedo io, questo mio è la mia, il modo in cui io porto avanti le mie cose, poi per carità non è una verità e credo che siano tentativi un po' per tutti quando ci si muove nel mercato di capire da che parte si sta andando. Sicuramente, allora, nell'impatto del digitale, noi siamo nati digitali. Quindi per me il digitale è essenziale, è vitale, e per il romance io ho sempre visto, salvo gli ultimi 2 anni, io ho sempre visto molto di più, molta più richiesta di digitale che non di cartaceo. Però perché dico salvo gli ultimi 2 anni? Perché un pochino il mercato e i lettori sono cambiati dopo l'avvento, lo sapete comunque, di TikTok, del libro come, passatemi la parola, feticcio, quindi l'avere il libro perché l'oggetto è bello, perché è curato, quindi c'è anche una parte di cartacea sostanziosa. Però il romance è tanto digitale, è sempre stato tanto digitale. Quindi l'impatto del digitale, cioè l'impatto è necessario, è vitale per il mercato del romance. E i nuovi modelli di consumo sicuramente ti aggiungono, sono un'aggiunta, perché ti fanno raggiungere lettori che magari il libro non lo comprano, ma hanno un abbonamento a Kindle Unlimited, a Kobo Plus, a altri, e quindi influiscono sicuramente positivamente per noi come editori. Ecco, questo penso di poterlo dire anche a nome di Hope, cioè credo che è un mercato in più. Non è che se io metto il libro su Amazon, faccio per dire, su Kindle Unlimited, perché un po' la paura degli autori a volte è questa, però se non lo metti in Kindle Unlimited non me lo comprano, ma non è detto che te lo comprino lo stesso. Quindi non è che se io lo metto su Kindle Unlimited il lettore non lo compra. No, arrivi a un altro lettore che ha un abbonamento e che quindi non te lo comprerebbe, perché ha magari l'abbonamento su Kindle Unlimited e se ne ascolta, legge, ascolta, dico perché
sono amante degli audiolibri ultimamente, se ne legge altri. Ecco, sì, sostanza direi, stavo pensando se ho trattato tutto, sì, su quello. Quindi sicuramente la submission, gli acquisti di submission, gli acquisti, le letture sono una, per noi, dipende dagli store, però ti dico, ad esempio, su Kobo noi ci dividiamo un 50-50, noi abbiamo un 50% di vendite e un 50% sul fatturato, 50% invece di introiti da submission. Su Amazon, aspetta, veramente. Però è tanto, su Kobo tantissimo, e sì, molto di più di Amazon. Stavo pensando quanto poteva essere la percentuale, non te lo so dire, però sì, noi abbiamo un 50-50. Posso farti una domanda aggiuntiva, che poi ribalto ovviamente anche a Rosy. Il digitale, quindi, rispetto al business complessivo della casa editrice, intanto che impatto ha? Non necessariamente i numeri, ecco. Ah, guarda, non ce l'ho qui, non per voi, ma l'ho fatto per noi, stavo facendo... Che impatto te lo so anche dire, no, ti do una percentuale, no, dai, sì, siamo l'80, no, no. 70-30, no? Okay. 70-30. 70 digitale, sì. 30 e carta. 30 cartaceo. Sì. Immagino anche con col digitale che, confermami se sbaglio, è anche un po' promozionale della carta, no? Cioè il digitale vi aiuta a emergere secondo te come catalogo cartaceo oppure no? Secondo me sono proprio due tipi di, per me no, quello che vedo io sono proprio due tipi di lettori diversi, di destinazioni diverse. Perfetto, sì. Perfetto. Scusa la domanda estemporanea integrativa, però mi sembrava interessante. Interessante. Ok, prego a chi ci risponde, Rosy o Stella? Vado io? Sì, sì, vai, vai. Sì, sì, allora, guarda, lo spartiacque assolutamente per noi è stato il 2020, ma perché noi partivamo da una situazione differente, come ho detto prima, di difficoltà iniziali abbastanza forti, per cui poi siamo andate, no, crescendo dopo. Il 2020 per il Covid, perché paradossalmente abbiamo acquisito un bel po' di lettori, di seguaci anche in un certo senso, perché non so se vi ricordate, c'era stata questa iniziativa a livello nazionale di mettere gratis molte applicazioni, molte cose, eccetera. Noi abbiamo richiesto se potevamo partecipare, non ci hanno mai risposto, ovviamente, perché era una questione nazionale, quindi una piccola casa editrice non era presa in considerazione. Lo abbiamo fatto comunque utilizzando i nostri canali social, e per 3 mesi, cambiando di volta in volta i titoli, abbiamo fatto 10 di una trentina di titoli, abbiamo offerto ai lettori o comunque a chi doveva stare a casa appunto obbligatoriamente la possibilità di leggere gratis, e questo per noi è stato fondamentale, devo dire, perché abbiamo acquisito molte persone che ci hanno seguito da lì in poi e che hanno detto: noi vi abbiamo conosciuto anche grazie a questa iniziativa. Ecco, quindi diciamo che per noi lo spartiacque è stato il lockdown. E poi il cambio fondamentale è tramite Instagram e il BookTok. Quando è arrivato il BookTok, ma penso che ormai si sappia, chiunque conosca la storia di Madeline Miller, no? La canzone di Achille, un titolo che quando è uscito nel 2012-2013, non mi ricordo, non è stato preso in considerazione e ha avuto invece un enorme successo che ha tuttora grazie al BookTok. Sì. Il BookTok è proprio, può cambiare i destini di un libro, può cambiare i destini anche di una casa editrice. Per noi è stato il periodo è stato il 2021-2022, prima grazie a Instagram, no? In cui abbiamo proprio visto che un paio di nostri titoli hanno preso il via in modo estremamente forte, intendo come Anima Mai e I Principini Rosso, Bianco, Sangue Blu. E subito dopo il BookTok, hanno dato tutti e due una spinta a questi due titoli, ma in realtà il BookTok ancora, no? Per altri titoli abbiamo comunque più o meno la percezione, poi sai, se non hai qualcuno che studia il fenomeno in modo preciso, hai una percezione abbastanza empirica, quindi vedi, questa blogger ha parlato, qui cioè, ha fatto un video... Vabbè, poi una
Sì, 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 poi diventa una catena, quindi capisci che è partito più o meno da lì, eccetera. Però devo dire che riguardo digitale e cartaceo, come diceva Barbara, allora non sono due mercati che si sovrappongono, nel senso che il lettore del digitale può essere anche il lettore del cartaceo, però non si sovrappongono, anzi, cioè c'è una certa distanza tra le due cose. E proprio con il BookTok il libro è diventato un feticcio. Il libro cartaceo lo vogliono sfogliare, lo voglio. Ma io, per carità, sfondi una porta aperta, perché a me piace proprio il libro cartaceo, da sentire, da avere in mano, da coccolare. E anche se poi leggo tutto in digitale, questo è ovvio, perché puoi mettere migliaia di titoli in un'applicazione, è fantastico. E, però sì, c'è questa distanza tra un formato e l'altro. E anche per noi il Kindle Unlimited fa tanto a livello di introiti, ecco. Adesso non ti so dire le percentuali, ma insomma una buona fetta, ecco. C'è un buon mercato, ci confermate anche voi che c'è un buon mercato. Assolutamente sì. E rispetto al peso del digital, se ce l'avete come numero, perché del digital rispetto al complessivo del fatturato, ma penso, ordine di grandezza, se vuoi, se volete, sarà un 70% anche per noi, Rosy. Sì. Perché se non c'è quel titolo in particolare, no, che prende via, allora lì si parla ovviamente di numeri, di migliaia di copie magari che devi far stampare, come è successo con noi, come Anima Mai, o come appunto con la McKiston, e tendenzialmente il mercato è quello, per cui rimangono delle cifre simili, ecco. Ok. Così, volevi aggiungere qualcosa o andiamo? No. Vado avanti, perfetto. Vado con la domanda successiva. Per quanto riguarda il mercato a valore, secondo AIE, che già menzionavo prima, il rapporto sullo stato dell'editoria 2023, che è stato pubblicato qualche giorno fa, il genere romance continua a crescere, più 35% rispetto al 2019. Chiaramente lo spartiacque è sempre il 2019 per i motivi che sappiamo. Ma ipotizza che i numeri siano ben più grandi, lo stesso report, se si considera anche il valore del digitale, che in alcuni casi è il formato nativo. E così per la vostra casa editrice? Esistono titoli che vengono pubblicati digital only oppure no? E i vostri titoli vengono pubblicati contemporaneamente in tutti e due formati, o scegliete appunto di pubblicare qualcosa prima in ebook o qualcosa prima in carta? Allora, per quanto riguarda le tempistiche, quindi la tempistica prima, dopo, no, noi pubblichiamo sempre entrambi i formati, digitale e cartaceo, contestualmente. Noi abbiamo una collana solo digitale per alcuni titoli, per scelta, un po' anche per esperimento, ti dirò la verità, sempre per valutare quanto possa, e anche per tipologia di genere che inseriamo. Sia per i titoli nuovi che acquisiamo, e anche per quei titoli datati, magari di autori, perché comunque i diritti di autore hanno una scadenza. Noi abbiamo appunto libri dal 2012-2013, sono passati 10 anni, 11 anni, però magari dispiace all'autore, non so, andarsene, e a noi lasciarlo, perché con alcuni si instaura anche proprio un rapporto, un legame di non è amicizia, no, assolutamente, però un legame di stima reciproca, e che ti dispiace lasciarli andare, quindi magari ritiriamo il cartaceo, quindi mettiamo fuori catalogo la parte cartacea, ma lasciamo comunque disponibile, fruibile la parte digitale, perché quindi non c'è proprio un discorso di magazzino, eccetera, anche se potremmo usare il print on demand, però insomma usiamo, diciamo, questo bacino di digital only sia per i titoli nuovi, appunto per alcuni test e alcuni esperimenti, e sia proprio per la parte di autori magari datati, che però vogliamo comunque mantenere disponibili per i lettori. Ecco. E no, niente, quindi ti dicevo, sì, vengono pubblicati in entrambi i formati. L'idea di pubblicare in tempi diversi, in effetti, l'abbiamo valutata, però
In passato, quando avevamo fatto una sorta di programmazione, prima delle book e poi il cartaceo, ma regolarmente venivamo inondate di domande: quando esce il cartaceo? Quando esce il cartaceo? Quando esce il cartaceo? E ho detto basta, facciamo che li facciamo uscire, no, anche perché poi dispiace, perché noi cerchiamo, rispondiamo sempre a tutti, siamo per carità, però... Allora ho detto va bene, dai, c'è comunque la voglia di averli tutti e due, anche se qui lo dico, soprattutto per quanto riguarda i gay romance, soprattutto anni fa, io mi ricordo un giorno che ero stanca di queste domande continue del cartaceo, e mi ricordo che avevo detto: ragazzi, allora adesso vi mostro una cosa, questi sono i nostri numeri dei cartacei che voi volete, non ho più parlato nessuno, perché comunque su gay romance la fetta del cartaceo è piccola, ma proprio piccola, era proprio piccola, quindi sembrava che dovesse essere, oddio, non ho il cartaceo, poi lo comprano in 10. Quindi, ecco, no, ma è così, non sto dicendo numeri finiti, ecco. Posso immaginare, figuriamoci. Online c'è questo effetto eco, no? Dove quando uno dice una cosa, anche gli altri si attaccano, ma poi stringi, magari l'hanno detto in 10 o 20, che agli occhi degli altri sembrano 1000, ma sono sempre 10 o 20, e i numeri poi quando tiri le fila del discorso, ecco, sono... Dopo con gli anni, ripeto, è cambiato. E quindi abbiamo smesso di avere questa discrepanza tra la data di uscita delle buche del cartaceo, poi pubblichiamoli tutti insieme, così non abbiamo più il dovere poi rispondere sì, cifrare, eccetera. Però potrebbe essere comunque un esperimento interessante da rifare, visto che sono cambiati i tempi e visto che è proprio cambiato il modo anche dei lettori di seguire la casa editrice. Non solo la casa editrice, ma di seguire i trend, di seguire su TikTok, quindi potrebbe essere interessante, magari la rivaluteremo per prossimamente. Te lo sconsiglio, noi stiamo perché noi stiamo tentando di fare il contrario, visto che non riusciamo quasi mai ad avere la pubblicazione contestualmente. Ah, ok. No, quello sì, se ci riesci allora sì, dopo è comodo, ecco. Sì, perché sì. Poi te lo chiedono, sì, effettivamente, magari sono anche pochi, però arrivano sempre delle richieste, sì. Allora, ovviamente cerchi di farlo non solo per degli eventi, cioè avere contestualmente l'uscita digitale cartaceo, magari a volte per Torino, sono di Torino, noi portiamo prima il cartaceo e poi esce quello in anteprima, ecco. Noi portiamo sempre qualcosa, esatto. Agli eventi, sì. Però fatti salve qualche nome importante, qualche autore che portino a questi eventi, noi non riusciamo veramente a stare dietro alla pubblicazione in contemporanea. Lo so che è un ne abbiamo parlato anche con Giovanna, dovrebbe essere un punto, no, in più per in ottica di best practices, sì. Esatto. Lo è. E infatti, e non abbiamo neanche questo gran numero di allacciandoci al discorso di prima di uscite, Barbara diceva voglio diminuire, noi abbiamo circa 5 titoli al mese quando ci va bene, ma per noi va bene così, nel senso che siccome io sono ossessiva compulsiva, il refuso è il mio nemico, eccetera, eccetera, sono sempre lì con l'ansia, no? Per cui rilettura, cioè ormai sono diventata famosa per... Oddio, mi hanno trovato il refuso, blocca la stampa, Rosy, perché dobbiamo rimandare il file. Io non mi dire che blocchi la stampa per un refuso. Sì, sì, te lo dico, Barbara. No, mi è capitato, e ovviamente cioè, non ci sono già 200 titoli pubblicati, questo è ovvio, ma se è ancora possibile, blocca la stampa e... Vabbè, sì, se è ancora possibile, sì, no, però mi è capitato, sì. È capitato, perché io penso che il refuso, per quanto... Io credo che anche se rileggi il libro 3-4 volte, il refuso può capitare. Se è già a me è capitato, appunto, magari ti arriva la segnalazione dopo il libro che è uscito, ti dico guarda, ho trovato questi 2-3 refusi, allora dico portate pazienza, magari correggo subito per la stampa cartacea, perché comunque se vai in ristampa, vai in ristampa senza il refuso. Sul digitale, i file digitali li faccio io, quindi quando ho un attimo di sistemo. Certo, sì, invece prima quello sì, sicuramente. No, sì, io perché... dopo. No, vabbè, se è già partita la stampa, non la ferma, quella successiva, ecco. Sì, è ovvio, perché sennò non ne esci più, diventa un circolo. No. Sì. Bene. Stella, tu volevi aggiungere altro? Perché mi sa che Barbara aveva finito su questa... No, nient'altro. Ok, vado con la prossima domanda.
Sempre secondo l'osservatorio pubblicato da AIE, quindi il rapporto di cui stiamo parlando sullo stato dell'editoria, in merito invece al comportamento di acquisto, l'esposizione sui social, di cui già abbiamo iniziato a parlare, sono già usciti fuori nelle domande precedenti, determina circa un quarto delle decisioni di acquisto, quindi il 25%. In crescita, ok? Quindi un quarto delle decisioni di acquisto in crescita, ma non ancora il 50%. Ma scusate, ancora il 50% di queste decisioni risultano guidate da esposizione ad attività sui media tradizionali. Quindi, ok, abbiamo da un lato l'esposizione social, la promozione social, chiamiamola così, l'engagement social, che determina il 25% delle decisioni di acquisto, mentre però il 50% ancora rimane sul media tradizionale. In base alla vostra esperienza, ripeto, già un po' ce l'avete raccontato, però ci fa piacere approfondirlo. Come si raggiungono le lettrici e i lettori romance, o comunque nello specifico dei generi che pubblicate, perché Barbara ci raccontava che tra l'altro pubblica un genere molto specifico, nel 2024, quindi come raggiungiamo questi lettori? La vostra casa editrice ha ancora, ha tuttora, o ha mai avuto un ufficio stampa tradizionale, per esempio? Lavorate prettamente con i social, fate un po', raccontateci un po' come gestite e come che tipo di ritorno avete dalle attività promozionali in questo senso. Allora, io mi sentirei di dire per noi come Triskel, dopo rispondo al resto, partendo dal discorso del quarto delle decisioni di acquisto, secondo me per noi nello specifico è più del 25%, quello che è la fetta cioè le decisioni d'acquisto si maturano, ecco, per noi più sui social comunque, a prescindere, non solo il 25%. Okay. Sui media tradizionali, per noi, ripeto sempre, per noi, perché poi qui parliamo di AIA, parliamo di indagini enormi, ma per noi non è così. Per noi io direi che siamo su un 70% addirittura per cento di quello che è l'influenza che hanno i social sulla decisione d'acquisto. Però io parlo di, anzi, faccio una piccola postilla. Io non so se qui, quando loro parlano di social, esclusivamente parlano di account social o di passaparola. Cioè, se il passaparola qua viene considerato. Perché un conto è dire, sì, ho visto quell'influencer, quel tale influencer o quella persona che parla del libro, allora lì sì, mi sta bene che tu mi dici che quello è il 25%, ad esempio, del social. Ma dietro lì si scatena poi il passaparola, che secondo me è difficilmente, cioè, misurabile, almeno che ovviamente sì, dipende poi da... Perché se quella... Sì, magari io ho visto quel contenuto, mi è piaciuto e quel libro mi interessa, lo leggo, ne parlo con una persona, con un'altra, con quell'altra, però non è detto che ne parli sui social, può essere anche il tuo amico, sì, il tuo vicino, eccetera. Cioè, il potere del passaparola, soprattutto nella... Ma io penso in tutti i sì, generi letterari, non solo romance, è importantissimo. Quindi io quando parlo del 70% social, intendo sia social, inteso sui social come applicazioni, ma sia sociale nel senso di passaparola. Quindi sul media tradizionale posso dire, noi abbiamo fatto degli investimenti su riviste, quotidiani, no, televisione no, non l'abbiamo mai fatta, ma no, guarda, questa è una piccola parentesi per Nua e lo dico, ma per esemplificare la cosa. Uno dei nostri libri è stato presentato a Striscia la Notizia, che poi uno dice, vabbè, però stiamo parlando comunque di un... Beh. Non ha cambiato assolutamente ma proprio per nulla il destino di quel libro. Ma ti dico nulla, quando noi lo nulla vuol dire che non si è movimentato, ci è movimentato poco, ecco, non nulla nel senso, ma poco. Se ti aspetti da un media nazionale con un'esposizione del genere, una risposta di un certo tipo, dici, oh che bello, perché ti emozioni, e poi invece no, non accade. Quindi probabilmente il tuo target sta da un'altra parte. Esattamente, lì. Esattamente. E,
Invece con i social tu, ecco, noi abbiamo sia la parte, cioè noi operiamo un po', quindi abbiamo la parte, ho la social media manager, io quindi che si occupa proprio dei social, e anche una parte invece gestita, diciamo, all'interno come ufficio stampa tradizionale, l'invio delle copie cartacee, magari ho contatti qualche giornalista che difficilmente, almeno nel nostro caso, poi ti ascolta, perché quando si va un po' più su si fa un po' più fatica. Però il grosso del nostro lavoro sicuramente è sui social, su Instagram, su TikTok un po'. Siamo partite bene con TikTok, poi un po', perché il discorso è anche una questione di tempo, sia di tempo di costruire i contenuti e sia di capire dove stanno i tuoi lettori. Quindi per ora Instagram resta comunque noi ci siamo un po' spostati, i nostri lettori si sono un po' spostati da Facebook a Instagram, come un po' tutti penso le persone sui social. Su Facebook sono rimaste le persone un pochino di età un po' più elevata rispetto a Instagram, quindi noi non abbandoneremo mai Facebook, e c'è anche un modo di interagire completamente diverso. Io non sto quasi più sui social se non sui miei, ma non perché non ho tempo. Però ai tempi, appunto, come dicevo, 10 anni fa, che era un altro mondo, lo vedevi, no? Quindi io interagivo con i lettori, parlavo, eccetera. C'è un modo completamente diverso di comunicare su Facebook rispetto a Instagram. Sono entrambi necessari, così come è di nuovo diverso su TikTok. Quindi devi avere, secondo me, una persona, perché è veramente difficile. Io ho iniziato, lo facevo, ma io adesso non sarei più in grado di mettermi a fare. Perché è complesso il contenuto su TikTok, il filmato, il coso, quindi ci vuole proprio una preparazione di un certo tipo, ed è giusto che lo faccia chi, secondo me, lo sa fare. E quindi niente, dicevo, però per noi sono assolutamente essenziali. Il contatto col lettore, che tanti anni fa non c'era, ti dà, a parte che ti permette di creare una rete con i tuoi lettori, di creare la fidelizzazione del lettore. Perché il lettore poi si affeziona anche alla casa editrice, non è più solo una questione, sì, si affeziona agli autori, ma si affeziona anche se tu riesci ad avere la stima dei tuoi lettori, oltre che dei tuoi autori, che questo è essenziale, ma questo è un discorso a parte, qui parliamo di mercato. Se tu riesci ad avere la stima dei tuoi lettori, non dico che il lavoro è fatto, perché non è vero, però è importantissimo. Fino a pochi anni fa non era possibile, i social ci hanno dato questa possibilità di parlare con i lettori, di ascoltarli anche, perché, e questo credo che anche Nope possa, cioè sono cose secondo me che tutti gli editori, insomma, fanno, ascoltare ciò che vuole il lettore, perché è vero che un editore deve avere una propria idea, deve avere una propria linea editoriale, deve avere sicuramente ben chiaro cosa vuole fare. Però ascoltare il desiderio del lettore è importantissimo, perché capisci, cioè gli devi dare ciò che vogliono. È inutile se a te piace un libro, ma che nessuno lo vorrà mai leggere, te lo puoi anche dimenticare, cioè magari ci provi, ma ne fai 1 su 100, gli altri 99 devono essere fatti per i lettori. Cioè, questo è il mio punto di vista. Quindi torno, sì, i social sono importantissimi, la comunicazione è importantissima. Chiuso. Io vado, grazie. Un po' lunga, mi rendo conto che poi io mi fermo, quindi fermatevi. È molto interessante. Guarda, allora intervengo io, visto che adesso Rosy mi sa che sta servendo qualcuno che è entrato in libreria, e sono d'accordo con praticamente quasi tutto quello che ha detto Barbara, ma anche perché io poi, oltre a essere direttrice editoriale, io sono anche blogger. Per cui ho visto proprio Field Book, ho visto proprio questo cambio, no? Cambio di piattaforma, evoluzione. Noi siamo nate nel 2017 come blog, ma avevo già fatto parte di un altro blog dal 2015 circa, per cui ho proprio vissuto tutto questo anche dal lato, no, della comunicazione social, ecco, diciamo così. E anche per noi effettivamente la parte social è molto più attiva nel darci entrate, nell'aiutarci nelle vendite. Secondo me qui c'è da fare una differenza tra le case editrici che adesso magari puntano anche su fenomeni editoriali che arrivano da Wattpad, e che sono case editrici grandi, che possono farsi la pubblicità sul libraio tranquillamente, perché comunque tutti i mesi, no, hanno il loro spazio, più di un piccolo spazio, direi, penso Magazzini Salani, insomma, diciamo che, ecco, per dirne uno. E le case editrici della nostra dimensione, che insomma abbiamo proprio
due prospettive, due ambienti, due direzioni anche un po' diverse, ecco, diciamo. E una cosa che effettivamente è interessante, e però non so quanto misurabile, passaparola di cui diceva Barbara, che è una cosa che effettivamente tu puoi mandare il tuo libro alla BookTalker, ti fa la promozione e tutto quanto, ma se non c'è un passaparola, non c'è un interesse poi, no? A catena, quel libro rimane lì, o comunque sì, qualcuno l'avrà visto, qualcuno sarà interessato, ma è il passaparola che fa. Perché, scusa, vai, su questo, sì. Noi abbiamo fatto su alcuni titoli abbiamo preso delle, stiamo parlando delle mazzate, perché magari tu passi questo titolo che sei convinta, lo dai all'influencer, al booktalker, e non succede nulla. Esatto. Quindi vuol dire che o da un lato non è arrivata la comunicazione, ma non voglio colpevolizzare il booktalker, nel senso che per i suoi follower quello non era probabilmente la lettura ideale, vuol dire che non interessa, non ne parlano, non interessa, tu hai fatto un investimento, hai fatto una e resti lì, quindi è importantissimo che dietro parta, perché la fortuna di alcuni libri è così, è il passaparola, poi ti fanno partire il fenomeno editoriale, ma è così, e se non ci sono i lettori che ne parlano, tu puoi investire anche tanto, ma se non arriva... Il lavoro del blogger in tutte le sue salse, diciamo, quello che al blog tradizionale, vecchio, eccetera, è imprescindibile, almeno per case editrici della nostra dimensione, qui penso che sfondiamo una porta aperta a dirtelo, Barbara, per cui le ringraziamo, perché veramente è un lavoro, però poi è il lettore, se al lettore non interessa, tu puoi smuovere tutti i mari e monti, ma lì resti. E non ti... Però adesso io penso così, mi è venuto in mente un'autrice, Rebecca Quasi è un'autrice che è spaziale, ma lei sui social non la vedi, è vero, non è una Kingsley che ha un impianto social fortissimo su Instagram. La Kingsley spacca perché ha tutti i suoi follower, fa tutte le sue cose, eccetera. Rebecca Quasi non la vedi, eppure sta sempre perennemente in classifica. Penso che tu, Giovanna, abbia un'idea, perché mi sembra che pubblichi con Street. Sì, assolutamente. Assolutamente. Lì è tutto assolutamente passaparola. Quello è, ascolta, io aggiungo una cosa, una nota, Stella. Secondo me anche community, non solo passaparola. Perché se anche tu non sei presente adesso io non ho lo storico di gestione, i canali social di Rebecca Quasi non li conosco naturalmente, se non perché li ho guardati anch'io qualche volta, ma non conosco, no, come sono stati gestiti in passato o come vengono gestiti adesso. Quello che però mi viene da dire è che comunque c'è un seguito, che è un nome che ritorna comunque su vari gruppi, varie pagine, quindi c'è il passaparola, ma c'è anche una community che nel tempo si è formata attorno a un'autrice, a un modo di scrivere, a delle storie. Poi è chiaro che alla base di tutto quanto, adesso è chiaro che voi non vi autocelebrate, ma c'è anche il valore delle cose che pubblicate, quella è la base fondante, no? Valore che ovviamente deve essere comunicato in un certo modo, però ecco, mi sento di dire, visto che è un tema che comunque anch'io nel tempo ho trattato spesso, sia per il lavoro che facevo prima, sia nel lavoro che faccio adesso, quando si parla di promozione, ricordiamoci sempre che il concetto di community, che ci sembra tanto vecchio, tanto obsoleto, tanto, no, anni 2000, in realtà si fonda tutto su quello, e lo stesso passaparola nasce da quello, perché c'è un piccolo zoccolo duro, piccolo, medio, grande, piccolo, per alcuni è molto grande, perché grande, sì, adesso sempre detto che le lettrici di Roma sono zoccolo duro dell'editoria, e comunque i numeri lo stanno dimostrando, perché vanno, loro leggono tutto, non dico tutto, però cioè, e si creano proprio queste community davvero di lettrici affezionate. Sì, assolutamente vero. E per fortuna si sono accorti anche comunque negli eventi come tipo Salone di Torino, che insomma adesso si è svegliato anche su calma, quel lato. Come diciamo, con la calma, però sì, se ne sono accorti. Bene, se non abbiamo altri commenti io passerei alle domande, perché ho visto che nel frattempo ho dato degli input e sono partite un bel po' di domandine, quindi visto che anche siamo già sull'ora
l'abbiamo spaccata adesso. Mi fa piacere dare spazio adesso alle curiosità che vengono dalle persone che finora ci hanno ascoltato. Allora, vado in ordine cronologico. Intanto leggo il commento di Emma Black, che è un'autrice, tra l'altro, che conosco. Non me ne vogliano gli uomini, ma il coraggio delle donne è unico. E questo è un complimento al modo, alle vostre storie, ovviamente, al modo in cui avete accettato di abbracciare delle sfide comunque importanti, con dei percorsi diversi, ma che ci avete raccontato prima. Poi i vari applausi, standing ovation, li abbiamo già visti. Vado alle domande. Allora, Laura ci dice: l'identità di marchio è fondamentale, ma il mercato è volubile, sempre più tendente a soddisfare ovviamente le mode e le tendenze. Sì. Come si riesce a mantenere una propria identità e al contempo a gestire questa richiesta, appunto, che viene dal mercato, la moda, la tendenza? Verissimo, ho detto una cosa verissima. Allora, tra l'altro le tendenze che ovviamente arrivano quasi sempre, anzi, sempre dall'estero, quindi dobbiamo sempre avere un occhio a quello che succede là, perché fra qualche anno arriverà qua. Questo è un po' il modo di operare quando devi capire in che direzione sta andando il mercato, sia come genere, come abitudini di lettura, eccetera. Io sono abbastanza rigidina, penso, sulla mia linea editoriale, quindi se ciò che arriva, magari posso provare a fare un titolo o due titoli su una tendenza, diciamo su un genere che sta andando in tendenza, ma se è proprio contrario a ciò che io voglio proporre, e faccio un esempio che è una nostra autrice, tra l'altro non è una nostra autrice pubblicata, si va parlando di un dark, ma un dark particolarmente pesante, e non c'erano dei warning, io non l'avevo letto, non lo conoscevo, ci ha contattato la traduttrice dicendo che all'interno c'erano scene di stupro, cioè non era romantico, al di là di romanticizzarlo, cioè proprio stupro. Quindi era un dark che andava oltre quello che io voglio proporre ai miei lettori. Quindi io posso capire che magari stia arrivando la tendenza, cioè il diacroma c'è sempre stato, per carità, però quando va oltre io comunque non lo accetto. Quindi nella mia linea editoriale, nella mia identità di marchio, non lo inserisco. Mi perdo magari una possibilità, però non inserisco un qualcosa, secondo me, qualche palettino io lo voglio tenere. Poi noi, ma tanto alla fine sì, insomma, in redazione si decide quasi sempre insieme, magari sì, guarda, questo genere sta arrivando, è interessante, proviamolo, ecco, quello sì, ma non deve andare proprio contro quello che noi ci proponiamo di offrire. Sto guardando, scusate, sono cambiato colore. Rossissima. Importante che tu stia bene. No, mi sto guardando, ho detto cambiato colore. Vuol dire che l'argomento ti ha particolarmente appassionato. Sì, no, è interessante. Sì, assolutamente. Questo per quanto riguarda noi, ecco, poi non so com'è. Allora, io personalmente non ho particolari limiti o preclusioni. Devo capire come è scritto il testo, come vengono affrontate determinate dinamiche, eccetera. Poi vabbè, abbiamo Rosy che lei non può vedere i menage, quindi lì ho il reverse harem, per cui... Eppure li abbiamo presi, ce ne abbiamo qualcuno da pubblicare. Per cui, insomma, direi che io sono abbastanza aperta, insomma, a 360 gradi, però è ovvio che poi, insomma, per me è come è scritto e come riesce a passare. Poi eventualmente metteremo le avvertenze del caso, caratteri cubitali, eccetera. Lo abbiamo già fatto per qualche titolo, perché giustamente poi il lettore deve essere informato e deve sapere. Questo è importantissimo, in generale, sì, come pratica. Riguardo a quello che ha detto Stella, il reverse harem, ha citato il reverse harem, noi ne abbiamo pubblicato uno di reverse harem, che non ha dato i risultati. Ecco, questo per dire che tutto ciò che arriva però da là e che sembra che sia veramente molto richiesto, non è detto che né che il lettore italiano sia pronto a recepirlo, né che sia così interessato. L'esempio del reverse harem è uno. L'altro, ad esempio, che io invece metto i paletti, il Monster Romance, per esempio, che in America sta spopolando e che sta arrivando qui, io non so se lo inserirò, per esempio, a catalogo, e non so poi se anche c'è tutta questa emozione, numeri alla mano, davvero i lettori sono pronti a leggerlo. Ecco, quindi è
magari un po' difficile, bisogna sempre bilanciare. Sì, sì, c'è sempre quella, come posso dire, quel fattore per cui dici, ok, di là, dall'altra parte, poi c'è anche un mercato differente, cioè, esatto, a livello di lettori, cioè parliamo di numeri che non si possono neanche paragonare, per cui insomma, al di là del palato del lettore italiano, che può essere differente rispetto al palato del lettore americano, inglese o comunque che legge in inglese il resto del mondo, insomma, c'è proprio una questione di numeri. Sì. Sì, perché in inglese legge il mondo intero, in italiano legge l'Italia. Cioè, esatto, è quello è. Esatto. È un piccolo notevole. Ma, sì. Aggiungo una domanda che si ricollega a questa, anche se ho fatto un po' più avanti, anche la Fran Luna dice, quindi seguire la moda dei sottogeneri dal romantasy al romantic suspense o l'erotico è importante, e come riuscite a anticipare i trend? Secondo me un po' ci avete risposto, però se volete aggiungere qualche altro commento, fate pure. Seguirla sicuramente, se si vuole stare, se il mercato sta andando in quella direzione, non puoi neanche far finta che non sia così, gusti a parte, e con questo gusti a parte, bisogna essere anche oggettivi e capire, certo, appunto, ecco, non si può chiedere. Però faccio una piccola, l'ha citato Romantic Suspense per esempio, io mi sono accorta, e forse anche loro, che ogni editore ha il suo giro. Per esempio, noi con Romantasy magari possiamo dire, andiamo bene, Romantic Suspense. Quindi, magari invece OP con Romantic Suspense va fortissimo, perché questo io me ne sono accorta, che i lettori vanno proprio anche in casa editrice, in base al... proprio cambia completamente, cioè non completamente, perché ovviamente il bacino di lettori quello è, però si specializzano, diciamo, su un genere di una casa editrice, ma magari dall'altra casa editrice non lo leggono, ecco, cioè questa è una cosa che ho notato, magari, ecco, però sì, non si può prescindere da quelli che sono i trend, sempre, come dicevo, comunque, se per la casa editrice c'è tabile, insomma, se è, per nel nostro caso è così. Sì, sì, un occhio di là, ecco, ci vuole sempre, insomma. Sì. Anche perché adesso i tempi si sono ridotti, non so se hai avuto anche tu questa percezione. Sì, assolutamente. Allora, una volta magari dice, 2 anni prima parte dagli Stati Uniti. Anche 5, una volta 5, 10, adesso... Adesso nel giro di pochi mesi, un anno, quindi devi stare proprio sul pezzo. Sì. Non è semplice. No. Bene, passiamo a un altro tema, passiamo al tema social, perché abbiamo diverse domande sulla comunicazione. Okay. Ci dice Antonio, il tipo di social corrisponde a fasce di età diverse, come diceva giustamente Barbara prima, quindi Facebook ha utenti più maturi rispetto a quelli di TikTok, per esempio, ma non sono molto convinta io di questa cosa comunque, Antonio, che TikTok abbia utenti meno maturi, Comunque, questa è una mia percezione. Voi da quale social ricevete la risposta migliore? Da qui si capisce quindi se un libro ha ancora più successo su una fascia d'età piuttosto che su un'altra? Cioè, quindi, intanto, avete risposte diverse dai social e questo vi fa capire qual è il target in termini di fascia d'età? No. Allora, no, io posso dire che sebbene il nostro social più forte sia Instagram e quindi... chiamiamolo un po' più giovane, ma neanche tanto, la nostra fascia d'età è sempre intorno ai 30-35 anni, la media. Io vedo difficilmente ragazzi molto giovani che si approcciano ai nostri libri, vedo invece persone di 60 anni che li leggono, quindi per quello che la nostra media è sui 30-35. E quindi ti dico, Instagram probabilmente è quello che ci dà più risposta. Una volta lo era Facebook, forse un po' anche colpa nostra, perché non dico che Facebook sia calato o comunque non ci dia più la stessa risposta di prima. Siamo noi che abbiamo investito di più su Instagram come comunicazione, abbiamo dato tanto su Instagram come comunicazione, perché come diceva Stella, ti accorgi che è lì che hai più risposta. Quindi lo devi, cioè, i tempi, le persone, la gente che lavora deve sapere come muoversi. Quindi è ovvio che se è su Instagram che hai più risposte, è su Instagram che ti muovi un pochino di più. Quindi intendo, colpa nostra forse che Facebook l'abbiamo lasciato un pochino
anche se le comunicazioni avvengono ancora, noi abbiamo il nostro gruppo, perché secondo me è molto importante più che la pagina, il gruppo, perché è sempre il solito discorso di confronto con il lettore. E quindi magari lì ti trovi persone un pochino più su di età. Però siamo lì, insomma, sui 30-35. Su quello che hai detto tu di TikTok sono d'accordo, perché ho i miei genitori che hanno 80 anni e stanno su TikTok, però non sono sicura che siano quelli che comprano, cioè che quelli più grandi, chiamiamoli grandi dei vecchi, già io mi prendo male con la mia età. Adulti, più, un'esperienza, più adulti, si dice. Che sono su TikTok siano però acquirenti di libri e di ebook. Ecco, questo secondo me è quello che forse dice Lucia. Interessante. Sì. Per noi penso sia più o meno la stessa cosa, nel senso che come interazioni sicuramente Instagram dà molte più interazioni rispetto a Facebook. Cioè se io un post lo faccio in contemporanea, no? Lo pubblichi su entrambe le pagine, su Instagram magari riesci ad avere anche 40, 50, 60 commenti, su Facebook 4. Cioè è molto, molto più usato Instagram adesso. Poi ti dico, io vedo anche con mia figlia, io ho una figlia di 18 anni, Facebook l'ha fatto adesso, ma solo perché vuole, penso, non lo so, forse stalkerare qualcuno, ma non perché lo usa come deve essere usato Facebook, ok? Quindi non, cioè per lei, infatti le ho detto, ma non hai Facebook Aurora, hai fatto solo Instagram. Sì, ma Facebook mi fa, chi lo usa più? Io. Beh, ma Maro, sì, noi siamo di un'altra generazione. Sì, cioè, proprio... Tu stai parlando di una diciottenne, Rosy, è proprio esatto, una generazione cioè, diversa. Proprio loro sono Instagram e TikTok. Cioè, sì, è vero. Io TikTok, per dire, mi rilascio un attimo a quello che ha detto anche prima Barbara, ho dovuto prendere una ragazza che si occupa solo di TikTok, perché io non so neanche da dove cominciare, cioè non, cioè proprio non, no, non è proprio per me. Siamo troppo maturi per certe cose, sì. Cioè, giusto a guardare i video. Ma poi, è anche abbastanza difficile, cioè io ho visto per tagliare, cioè non è neanche facilissimo. No, no. Cioè, è proprio, cioè, ci deve esserci qualcuno che lo sa usare, non c'è niente da dire proprio. Comunque per noi appunto, per noi Instagram assolutamente è quello che ha maggiore... influenza e riscontro, ecco. Bene. Le collaborazioni con i vari influencer o blog, che tipo di incidenza hanno sul far arrivare un titolo a grandi numeri? Secondo voi, secondo la vostra esperienza? Questa è una domanda. Allora, vai Rosy. Poi Barbara, ok, ti tolgo un attimo. Allora, noi abbiamo avuto... con Rossana, con Come Anima Mai, un boom allucinante, solo perché una ragazza, una, l'ha fatto vedere su Instagram, e che ancora TikTok non era proprio... Sì, stavi tanto su TikTok, ma non i numeri che hai adesso, ok? Quindi l'ha fatto vedere su Instagram, niente ragazzi, cioè, si è scatenato l'inferno. L'inferno, cioè ci sono stati mesi, che Stella può testimoniare, che non sapevamo neanche come lo stampo, cioè essendo piccoli, una piccola casa editrice, cioè non sei una grande casa editrice che dice ok stampo 10, 20, 30 mila copie a botta, essendo una piccola casa editrice facevamo anche fatica a star dietro alle richieste di stampa, cioè... Sì, quando ti arriva l'ordine di 10.000 copie, cosa fai? Sono 10.000 copie, sei una casa editrice piccola comunque. Quindi è stato durante il periodo, sì, è stato durante il periodo, poco dopo il Covid, cioè c'era ancora insomma, la situazione Covid, quindi la carta costava anche tanto, sì. Perché ci sono stati degli aumenti notevoli. Il libro, Come Anima Mai, è un bel mattone, quindi capisci che insomma... La sì, situazione era idilliaca. Avevo ipotizzato anche di vendere un rene, però poi ho detto ma aspetta, meglio di no, me li tengo. Però fa tanto, fa tantissimo. Veramente. Fa tanto la fortuna, scusa, nel senso, no, è quello che la mia, perché mi sono fermata e pensavo, perché la risposta che hai dato, una risposta simile alla sua, nel senso che ti va bene, se hai la fortuna, non voglio sminuire nessuno, perché per quello che devo pensare bene a cosa dire, perché non vorrei, non è polemica,
Allora, innanzitutto una casa editrice quando investe, perché è un investimento dare un libro, soprattutto un cartaceo, certo, a dei blogger, a dei TikToker, a dei BookToker. Noi abbiamo un limite che ci diamo per ogni titolo, perché avendo, ne avevamo 14, adesso ne abbiamo 11, sono comunque tanti, sono soldi, perché spedisci, hai stampato, spedisci, quindi è un investimento. Io devo dire che raramente abbiamo avuto un ritorno. Ma questo io lo metto. Poi continueremo noi a mandarli, continueremo a fidarci a chi, perché li ringrazieremo sempre comunque a prescindere per quello che fanno, però gli basta quello giusto, uno, che per fortuna, perché è bravo, perché ha in quel momento è seguito da tantissimi, perché è il momento in cui quel tipo di libro la gente lo stava aspettando, perché guarda che è proprio una coincidenza, cioè è un insieme di fattori, la tempesta perfetta, ecco. Sì, sì. Quindi quello sicuramente è importante, e se non ci fossero le blogger, chiamiamo blogger per metterli tutti insieme, noi con le nostre forze, noi editori medi, piccoli, difficilmente riusciremmo ad avere a numeri anche elevati. D'altra parte è però che se per uno che ti va bene, ti cambia, non dico che ti cambi la vita, ma quasi, il continuo invece investire da parte della casa editrice per le collaborazioni è un costo che spesso non si paga. Ecco, questo per noi, per la nostra dimensione e per i nostri numeri. Io faccio sempre, parlo sempre, certo, noi, chiaro, ovviamente. Chiaro, oggi parliamo delle esperienze personali. Questo è vero, assolutamente. Io ti dico, rispetto all'esempio che ti ho fatto prima, in quel caso, per dirti, a essere onesta al 100%, non era neanche stata inviata la copia, cioè l'Ale è stato suggerito, bellissimo, cioè, l'Ale è stato un culo pazzesco, scusatemi, bellissimo, ma veramente, cioè, mia figlia appunto, che sa usare Instagram, ha scritto a sta ragazza e le fa, che chiedeva consigli e gli fa, leggi questo libro. Questa l'ha letto in cartaceo, perché l'avesse letto in digitale. Eravamo ricche a quest'ora. Esatto. E appunto dopo ha avuto il boom che ha avuto, però sì, là è stato proprio il culo. Cioè, è un insieme di cose, sì, sì. Non è... E lì l'hai comprato il telefono nuovo a tua figlia, spero, quella volta lì. Scusami. Aurora, se ci stai sentendo, puoi battere cassa. No, no, Aurora è a scuola, per carità di Dio, spero non guardi mai neanche la puntata dopo su YouTube. Beh, tranquilla, glielo chiedo io. Ecco, e comunque sì. Ad esempio, io questa cosa qui l'ho vista adesso, che ho fatto un giro di box, sai Barbara, mandi in giro un po', provi, ok? Sì, sì. L'ho fatto con due titoli, mi sembra. Allora, uno... Ma proprio... Guarda. Bello, ok. Spondi un portone aperto, sì. Ecco, l'altro, invece, che ti dico la verità, non pensavo, invece ha avuto riscontro e si è mosso che oltre a venirlo poi ad acquistare da noi sul sito, proprio anche messaggerie, per dirti, ho avuto un boom di richieste nel giro di 2-3 giorni, pazzesco. Allora dico, ok, là ha funzionato. Cioè, Sì. Se qualcuno fa i calcoli, vedi, sì. Poi alla fine fa il bilancio. Sì. Quindi sì, comunque è questione di culo. Guarda, è brutto, ma non è che voglio, perché sembra di sminuirci a vicenda, ma non è così. No, è la consapevolezza, non è proprio la razionalità, è questione di culo. Quanti bip dovremmo mettere? Quanti scherzando. Vado, ok, passo su delle domande prettamente editoriali. Ho un paio di domande sulle cover che cerco di accorpare. Intanto Laura ci chiede che impatto ha l'andamento delle vendite, che impatto ha, scusate, la cover sull'andamento di un libro, secondo voi? E Fran Luluna ci dice, anche lei, quanto incidono chiaramente le scelte delle copertine e come sono cambiate nel tempo le copertine, se sono cambiate. Questa è molto interessante come cambiate, domanda, sì, molto bella, sì. Molto bella questa domanda. Tutte belle chiaramente, però questa mi incuriosisce anche me. Cosa ci dite su questo?
Allora, sicuramente sono cambiate nel tempo tantissimo, adesso siamo tutti, bene o male, si sposta su tutti, ma perché non solo noi, su un aspetto molto più, chiamiamole grafiche, disegnate rispetto alla foto della coppia innamorata sulla copertina, con lo sfondo del tramonto, mentre invece adesso vai magari sull'oggetto, sul disegno, sul titolo graficamente più, magari che occupa di più la copertina, anche questo si è preso, sono cambiate. Diciamo che è arrivata anche questa moda, diciamo, dall'altra parte, è arrivata a noi, a me piace molto, devo dire la verità. Non tanto il disegno, quanto copertine anche con delle immagini, però che non sia proprio la classica copertina del romance, mi piace. Sicuramente comunque la copertina resta essenziale, cioè dire che incidenza ha sul fatturato, per esempio, quanto può incidere sulle vendite, mi viene difficile dirlo, però che sia importantissima. Io infatti quando arrivano degli autori anche da noi che... No, ma la copertina per me è importantissima, i nuovi autori, perché per me no? Se noi non ci crede, cioè, se la copertina non è fatta bene, o comunque al di là del bene, sì, perché ci sono le copertine, sono inguardabili e questo lo sappiamo tutti. Io mi ricordo c'erano addirittura dei social che condividevano le copertine più brutte che vedi, ma non solo di Roma, se, cioè, sì, è vero. Ma mia, che c'è ancora una pagina. Sì, sono una cosa, ecco. Quindi sicuramente è importante, importantissima la copertina, perché è il biglietto da visita del libro, perché la gente ormai guarda, anche collegato al discorso di Instagram e TikTok, che tutti guardano e difficilmente leggono, e questa è una cosa che a me spezza il cuore da morire, perché tu metti una foto con sotto una spiegazione così, ma nessuno la legge. È la stessa cosa la copertina, perché prima guardano la copertina e poi guardano la trama. Se la copertina gli piace, guardano la trama, se non gli piace può anche essere che non ti guardino la trama, cioè il rischio c'è. Quindi è molto importante. Sì, sono cambiate. Sono veramente cambiate tanto. Faccio un esempio. Noi abbiamo una serie che è iniziata anni fa e che proseguirà perché l'autrice scriverà altri titoli italiani. Quindi l'abbiamo già fatto la proposta di fare un cambiamento, perché proprio nella prospettiva che andrà avanti già cominciano a essere graficamente un pochino datate, mettiamola così. Negli anni prossimi lo saranno ancora di più, quindi piuttosto ricominciamo, ricopertiniamo e andiamo avanti poi con le copertine nuove, perché è proprio un appeal completamente diverso. Ed anche una nostra serie invece americana, un'autrice americana, lei se le ha già ricopertinate tutte. Infatti quando noi concluderemo la serie vogliamo fare, magari le ricopertineremo solo per il cartaceo e non per il digitale, o viceversa, però sì, lo facciamo. Vabbè, sto zitta. Parlo troppo, ho sempre avuto questo problema, io sempre, anche a scuola, Beh, allora noi penso che confermiamo tutto quello che ha detto Barbara, cioè sì, sono cambiate, a me personalmente poi piacciono... Ultimamente poi ho una fissa con quelle astratte, quindi e io chiedo, me la fai estratta. Dai qualche indicazione, poi loro procedono e fanno del loro meglio. Quindi no, sulle copertine sì, sono cambiate e poi secondo me, appunto come dice Barbara, è il biglietto da visita del libro, cioè è il primo impatto proprio, quello che ti colpisce, anche se entri in libreria. Cioè, non è che da lontano leggi la trama del libro, vieni colpito dalla copertina e dopo lo vai a prendere in mano, ti leggi la trama e tutto quanto, quindi sì. Ma non è solo il biglietto da visita, è proprio l'identità anche in parte dell'editore, cioè... Certo. Per cui a lei piacciono tanto le copertine astratte, a me piace invece mettere delle copertine con dei contenuti, proprio andare alla ricerca del contenuto del libro e metterlo in copertina. L'abbiamo fatto con la Kent e in effetti poi, viste tutte in libreria, perché abbiamo scelto di farle chiare, perché anche quello c'è da mettere in conto, una cover scura in libreria, gli scaffali si perde. Si fa fatica a vedere, quindi tutto è messo in fila, abbiamo una bellissima foto, non so se poi Rosy l'ha ripostata su Instagram qualche tempo fa, ci hanno fatto la foto alla Giunti, le nostre copertine tutte belle chiare, messe in fila con tutti questi contenuti che vengono ripresi dal libro, anche proprio particolari, per cui per dire
se mi ricordo, Devian King, abbiamo dovuto scrivere proprio sulla letta e anche dietro in quarta, in immagini di copertina c'è in caratteri cinesi l'arte della guerra, eccetera, eccetera. Però mi piace proprio come sfida andare alla ricerca, anche perché abbiamo delle grafiche da paura, noi proprio complimenti, alla ricerca di quel qualcosa, no? Che secondo me poi è l'impronta dell'editore, ecco, no? L'editore si ricorda anche per quello. Bello. Infatti anche quando sei in fiera, noi, vabbè, sia a Torino, ma anche al Free, eccetera, a Rare, che vengono, ma le copertine sono bellissime, a me fa molto piacere. Poi che vada a gusti, perché ci sarà sempre quello che dice, oddio che schifo, va bene, lo metti in conto, così come non piacerà il libro, vabbè. Però fa piacere, cioè, insomma, non, perché ci va, ok, bene, dai. Cioè, sì. No, ogni tanto ci dà una pacchettina sulla spalla. Sì. Bello, secondo me è veramente interessante la domanda, ripeto, e ancora di più le risposte che fanno emergere tante sfaccettature, l'impatto social, perché secondo me, voi l'avete detto tra le righe, no? Ma il punto è anche che l'avete detto tra le righe perché avete detto guardano le copertine e non leggono poi il testo. La copertina adesso in ottica di comunicazione si produce anche per i social, quindi ci serve quell'equilibrio, no, tra l'impatto in libreria, l'impatto della carta, che come dicevate è importante, e quello che però viene fuori su questi social, che sono sempre più visual, perché la differenza tra TikTok, una delle differenze tra TikTok, Instagram e Facebook è che TikTok e Instagram sono molto più visuali. Quindi il primo impatto è con l'immagine o con il video, per cui lavorare alla promozione editoriale utilizzando questi canali e individuando già, come abbiamo detto, una buona parte del target su questi canali rende fondamentale, è importantissimo studiare una copertina che appena la guardi, perché anche lì, no, attenzione, c'è anche una comunicazione molto labile, molto effimera, molto breve, quindi deve proprio catturare, caspita, mi fermo e leggo, no? Se no siamo sempre sullo scroll, su sì. Vai avanti, su next, no? Quindi molti spunti interessanti e grazie di nuovo per le esperienze e i contenuti che ci state condividendo. Ci sono tantissime domande, tante, io ne faccio un'ultima, perché tra le altre cose sono le 12.35, magari... È passata così in un attimo. Magari se vi fa piacere condividiamo i vostri account social, sì, con i partecipanti, sì, così se vi vogliono contattare direttamente per, certo, farvi qualche domanda, se siete disponibili lo facciamo, non me ne vogliate, però se leggo tutte le altre domande, secondo me andiamo un'altra retta avanti, quindi... non che non mi piacerebbe farlo, però abbiamo anche degli altri impegni. Allora ne leggiamo un'ultima di Emma Black, che ci dice: vi posso chiedere qual è la durata media della vita di un vostro romanzo? Questa è bellissima, anche una bellissima domanda, secondo me questa. Chiudiamo col botto. No, è che è molto difficile darti una durata media, perché noi abbiamo dei libri long seller che abbiamo praticamente da... Ho fatto l'esempio della Packard, la trilogia della Packard, Il principe prigioniero, ce l'abbiamo da anni, sono 6 anni, 7 anni i singoli, e 2 anni che poi ormai è fuori catalogo, avevamo fatto l'omnibus, e quello continua a vendere, a oggi continua a vendere. Noi adesso l'abbiamo messo, ha smesso di fare le tirature, siamo un print on demand, ma tutte le settimane 20 copie per ognuno vanno, quindi, e si parla di libri veramente che hanno 7 anni, altri 6 mesi e sono già finiti. A volte non partono nemmeno. Quindi dare una media è difficile, perché davvero da 7 anni a 7 mesi, capisci che insomma è veramente difficile. È una forbice abbastanza ampia. Anche perché poi lo sapete che anche le librerie rendono nel giro veramente di poco, quindi se vedono che il libro non va, te lo rendono. E quindi tu hai una forza per riuscire a venderlo dal tuo sito, dalla libreria, altrimenti è finito. Sul digitale è diverso, perché poi digitale lo gestisci tu, gestisci le promozioni, riesci magari a mantenerlo in vita un po' di più. Ecco, quello sì.
Sì, le promozioni che... fanno tanto, fanno tanto. Noi abbiamo già preparato tutte quelle dei primi mesi del 2025 e facciamo il weekend con queste per magari rilanciare i vecchi titoli e farli conoscere ai nuovi lettori, perché proprio per il discorso che si allarga il bacino di lettori. Sì. E non parlo solo delle case, quelle che partono da casa editrice, anche le offerte via Amazon, ad esempio. Dei distributori, esatto, che ti mettono comunque, ti danno visibilità su Amazon anziché su un altro, fa tanto. Sulla libreria purtroppo lì non ci puoi far nulla. Se va, se non va, la libreria te lo rende e lì te lo tieni in saccoccia. Quindi la media è difficile, però ecco, questo è, insomma, andiamo sui due estremi, come chiamiamola così. Sì, anche per noi l'esperienza. Anche per noi è la stessa roba, sì. Cioè sul digitale riesci comunque ad avere anche... Sì. Poi magari riesci anche col tempo, magari non è partito bene, però comunque pian piano, no? Cioè fa il suo, ecco, diciamo così. Però se fa il suo nel giro di un contratto che ha 4-5 anni di vita, se ti ripaghi la traduzione, ti ripaghi l'editing, la cover... Poi, forse guadagni. Questo è uno dei lavori mensili, faccio tutti i mesi, estrapolo i margini di tutti i libri, quindi tutti i mesi, divisi per collana, e quando dai che ce la fai, dai che arrivi a zero il margine, ce ne sono alcuni, sì, sono così, è così, questa è la dura vita dell'editore, sappiatelo. Se volete arricchirvi, non fate l'editore, a meno che non fate editori di certo livello, ecco, però altrimenti è tanto sicuro. Anche questo pullulare di nuove case editrici, quindi che coraggio, ragazzi, veramente, perché nel senso non è facile, non è facile essere competitivi, adesso poi il mercato, diceva all'inizio Barbara, ormai sono tutti. È ultra saturo. Allora, c'è stato, prima leggevano tutti, poi però fare questa cosa, poi hanno cominciato a scrivere tanto, più che leggere, adesso hanno cominciato a pubblicare, più che scrivere. È diventato... Su Amazon, ad esempio, c'è la concorrenza, la calata dei barbari, io l'ho chiamata da qualche anno a questa parte, le autrici americane che si pubblicano in self. Hanno in una potenza, sì, si è tradotto in italiano, a parte che pagano tantissimo proprio veramente per traduzione, per cui hanno proprio un margine differente, un budget differente. E poi, cioè, sono fortissime nella promozione. Adesso, non so se Lisa Regan, per dirvi, cioè è una che pubblica Romantic Suspense perennemente altissima in classifica su Amazon. Ecco, io questa cosa la riscontro perché sai che noi abbiamo anche, oltre alla parte, diciamo, della pubblicazione, ho la parte, diciamo, dei servizi, perché a volte capita, proprio perché noi abbiamo iniziato con tantissimi autori, dai pubblica, non posso, cioè quelli sono, se vuoi ti traduco, ti arrangio solo, perché sennò non... E quindi abbiamo la parte di Inside the Book che è dedicata ai servizi editoriali. Qui noi abbiamo un'autrice che quando è arrivata la prima volta da noi, allora in America lei è molto forte, ma io sono andata a vedere i suoi social, non lo sono, quindi io mi chiedo, questa è la prima volta, guardi, buongiorno, volevo chiedere se mi traduce 14 titoli. In che senso? Che cosa mi sta chiedendo? 14, la prima è stata 14, poi ne ha fatti altri 11, altri 12, ne abbiamo fatti una sessantina circa. Ma non ci so, quindi io mi chiedo, devi avere una... A parte che mi hanno detto che là in America lei proprio sta parlando di milioni di dollari, cioè un giro da milioni di dollari, quindi probabilmente le traduzioni, investire così tanto in traduzioni qua, probabilmente. E mi chiedo, cioè, e comunque sì, la calata dei barbari, sì. Arrivano, poi secondo me alcuni si schiantano anche, perché difficilmente il mercato riesce ad assorbire tutto. Sì. Ma è un paio d'anni che, forse anche tre, non lo so, comunque c'è stata proprio questa calata, che soffoca un po' anche il mercato italiano delle serie. Certo. Le poverine, certo. Non c'è, fanno fatica veramente. Questa è una cosa, vedete, è emersa una cosa che non avevamo messo in conto, quindi grazie ulteriormente per questa condivisione. Dunque, io direi che ci fermiamo qui.
Ringrazio tantissimo Barbara, Stella e Rosy, siete state eccezionali. Grazie a voi. Veramente un bellissimo webinar che merita tutta la registrazione e la condivisione successiva. Grazie naturalmente anche tantissimo ai partecipanti. Oggi abbiamo avuto un tasso di partecipazione quasi al 100% rispetto agli iscritti, che è una cosa abbastanza eccezionale, molto alto, anche se qualcuno giustamente è andato via prima perché la durata prevista era inferiore. Grazie anche per le domande e la partecipazione, che è stata chiaramente molto stimolante e ci ha dato modo di andare oltre quelle che erano le tematiche iniziali, tirando fuori, secondo me, ripeto, un sacco di argomenti, di input, di consigli, molto, oltre che interessanti, utili per chi tra voi e tra chi ascolterà questa registrazione su YouTube o tramite podcast, vuole affacciarsi a questo mondo che non è per nulla saturo, come avete sentito fin qua, facendo l'autore oppure l'editore, o semplicemente per chi è invece incuriosito da questo genere letterario e si vuole avvicinare alla lettura, perché no? Perché mi aspetto anche che alcuni dei nostri ascoltatori di oggi abbiano anche interesse dal punto di vista dei lettori. Quanto ai contatti dei social delle nostre ospiti, li inseriremo nell'email che invieremo a tutti i partecipanti, perché, come sapete, o chi è nuovo non lo sa, tutti gli iscritti riceveranno non solo il link diretto alla registrazione, che sarà comunque pubblica e disponibile, ma anche degli altri contenuti, tra cui appunto l'indicazione diretta a questo punto dei vostri social. Quindi andate a seguire le nostre editrici e fate pure le condivisioni e le domande che volete, e scusate ancora se non siamo riusciti oggi a rispondere a tutte le curiosità. Chiusura più lunga di sempre, per cui di nuovo grazie. Ti ho influenzato io. Sì. No, ma anch'io. È la potenza del rosa, ragazze. La potenza sì. Anch'io ho un DNA importante rispetto a questa caratteristica, ma sicuramente sì, il fatto di trovarci insieme ha stimolato. Di nuovo grazie a tutti e al prossimo appuntamento, che sarà alla fine di novembre. Ciao a tutti e a presto. Ciao.